transatlantico è in subbuglio. Le candidature per il governo locale della nave sono state presentate in ritardo. È mancata l'intesa sui tempi. Quanto tempo abbiamo? Un'ora, due al massimo. A tutti può capitare di mangiare un panino. Così il comandante deve firmare un provvedimento per sbloccare la situazione. Non ho scelta. Lei è pazzo. Il nervosismo cresce. Le critiche aumentano. Hai idea del pasticcio in cui ti stai cacciando? Non proprio. Le istituzioni fanno acqua da tutte le parti. Il paese è spaccato. L'informazione ha le mani legate. C'è posto solo per il varietà. Per un mese Vespa non ci sarà più. Santoro non ci sarà più. E Travaglio vi sarà più. Anche i moderati sono sconvolti. E il naufragio sembra imminente. Il presidente della nave e la sua gentile consorte Clio vi invitano a bordo del Italic. Elettori ed elettrici, siamo qua riuniti nell'anniversario del cinquantenario della ricorrenza dell'anniversario delle elezioni anticipate e vorremmo propendere per una politica più giusta, più equa, economica, sociale del nostro paese. Ci siamo riuniti qui a Roma, la città del Concilio di Trento, per prendere atto della nostra dimestichezza ecumenica. Noi vogliamo il nostro partito, elettori, qui apre il suo programma. Il nostro programma prevede, come sapete, l'eliminazione dei costi dei tagli sulla cassa integrazione contro il 4% della riduzione dell'IRPEF sul costo del denaro pubblico, per l'introduzione in Italia dell'Europa, contro una politica per la disoccupazione giovanile nel mezzogiorno e riportare le medie e piccole imprese al tasso del 6% sopra l'emendamento della contumacia, perché noi siamo sempre stati chiari e vorremmo la chiarezza anche nell'avversario. Grazie della fiducia, elettori, grazie. Grazie mille. Vedo che siamo d'accordo sul programma, quindi passerei ai dettagli. Noi siamo il partito della smentita, se non vi piace quello che diciamo lo smentiamo immediatamente. Diteci subito quello che volete che facciamo prima. Grazie elettori. Noi siamo il partito, elettori ed elettrodi, che ha avuto sempre più costante l'avvicendarsi della politica. Noi ci fondiamo oggi qua a Roma. Come simbolo abbiamo scelto visto che gli alberi erano tutti presi, vero? Ci siamo buttati sulla verdura noi, però l'abbiamo presa tutta. Noi siamo il partito del Pinsimonio, il partito di Sant'Antonio, siamo il partito più serio, quello del cazzo imperio. Noi desideriamo, elettori, riproporre prima di tutto l'agiotaggio, altrimenti mi rivolgo al CIP e vado dal CIP e dal CSSM e dal PC e dal PM. Noi vogliamo, elettori, siamo per la riforma uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina, e noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca. Noi vogliamo, grazie della fiducia. Altresì prorompere, elettori ed elettrauto, ad un nostro fondamentale istituto di credito. Noi siamo, basta con la giustizia, noi siamo un partito pulito, cristallino, noi chiediamo documenti, garanzie continuamente. A me ieri mi è apparsa la Madonna, gli ho chiesto se ci aveva il mandato di comparizione, dico guarda la precisione, dice no, e allora se ne vada signora, dice no, ma lei niente, lei non può parlare, in più mi è apparsa in ufficio, abuso d'ufficio gli ho detto, no, dico, sì, si prova in tutte le maniere. Basta con questo sostituto procuratore della Repubblica, ma il titolare dov'è? Non c'è mai. Ma che dormono? Ma dico, ma i titolari procuratori della Repubblica, ma che fanno? Non ce n'è uno in tutta Italia. Basta con questa giustizia. Noi siamo contro il quorum del referendum, una tantum, super pazzes, minimum tax, par condicio propri viri, exit poll. Desideriamo, anzitutto, basta anche con l'economia. Il nostro piano economico, sciogliamo le camere.
e leghiamo i bagni, vero? Se no tutti questi appartamenti liberi in città. Noi vogliamo elettori, basta con il PIL, prodotto interno lordo, ma fa schifo, sembra una cosa escrementizia. Ci abbiamo un prodotto interno lordo, ma vada in bagno, vada, ma che viene da me. Il debito pubblico, milioni di miliardi di debito pubblico, ma chi li deve avere tutti questi soldi? Non si è mai fatto vivo nessuno. Ma dica, avanzano 1.000 lire da me, mi dormono nel pianerottolo, ma milioni di miliardi di debito pubblico, mai una telefonata. Ma chi è questo che li deve avere? Lo voglio conoscere personalmente. Secondo me ci prendono in giro. Aumenta il costo del denaro. Ma che sono giochi di parole? Ma che ci sono i negozi dei soldi? Ma chi li compra i soldi? So, quanto me le mette oggi le 1.000 lire? Sono aumentate 1.200. Me le dà due pezzi, quant'è? 2.400, grazie. Mi lascia le 10.000 lire fresche per domani a 15.000. Ci prendono in giro, elettori. Basta col costo del denaro. Io lo so! Io l'ho capito! Grazie! Il nostro questo Stato è noioso! Vogliamo uno Stato interessante! Come diceva quella tua mia amica brutta che non le trombava nessuno, vero? Vogliamo uno Stato interessante! Noi siamo per il lavoro, privatizzazioni! Privatizziamo il debito pubblico! Chi se la colla? Avanti, voglio vedere! Noi amiamo il lavoro, io starei ore a guardare la gente che lavora, guarda che tipo sono io. Elettori, insomma, votate per me, datemi potere, fatemi governare per 5 anni e vi do il 10%.